La Zero Stile continua a macinare punti ed aggancia l'affollato quarto posto, battendo 2-1 il Pescara Colli grazie alla doppietta del Redivivo Pari de Leone. Il Bomber si è sbloccato la giornata passata contro la Villa del Fuoco e sembra non volersi fermare. Il Pescara Colli raccoglie invece un altro stop, restando a 4 punti e non raccogliendo i frutti della campagna acquisti operata dal presidente Diman. Il mister Di Giovanni ha potuto contare sugli innesti dell'estremo difensore Mattia Di Pasquale e del centrocampista Giorgini, ma anche questa volta ci sono stati tanti complimenti e 0 punti. Punti che ha invece raccolto il Pescara United di Paletta, finalmente vittorioso per la prima volta in stagione. Di Pietro ha sbloccato il punteggio nel 4-0 che ha letteralmente annichilito la Prosacco. L'allenatore nerazzurro Nello Dagnese ha parecchie gatte da pelare per l'emergenza di infortuni, ma spera di recuperare al più presto Alessandro Maselli e suo fratello Marco per la 10ª giornata. 2 mesi di gioia non possono essere cancellati da una pur pesante sconfitta, anche se per la sfida di lunedì prossimo mancheranno il centrocampista Marco Di Martino e quasi sicuramente il bomber nerazzurro Giacinto Mininni, entrambi out per infortunio. Perdite importanti in vista della sfida a domicilio di uno Sporting Pescara che ha ritrovato nel rientrante Carella linfa vitale. Il centrocampista biancazzurro ha realizzato 3 reti nelle ultime 2 gare, con la doppietta rifilata al Village nell'ultimo turno che ha letteralmente salvato la squadra di Selvaroli al cospetto di un avversario volitivo e tenace. Nonostante la prestazione, il patron del Village Colasante non è soddisfatto, un po' per alcune decisioni arbitrali a suo modo di vedere sfavorevoli, un po' per la salvezza che non si c'entra certo con i complimenti ma con i punti. Ultima tegola in ordine di tempo, l'infortunio occorso al fiore all'occhiello Leonardo Ianno. Da valutare l'entità del problema al ginocchio, ma sicuramente si merita un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione. Parlando di infortuni e recuperi, non possiamo prescindere dal tributare un caloroso bentornato a Edi Russi, centravanti dello Sporting assente da marzo e rientrato questa settimana a calcare il terreno di gioco. Per lui un penalty procurato e susseguentemente sbagliato, ma esserci è la cosa più importante. Ad un'incollatura dalla capolista Sporting c'è cioè quelli della notte che grazie alle reti di Iervese e Martorella ha espugnato il comunale di Nocciano. La vecchia guardia inizia ad avere problemi con l'aria rarefatta che si respira in alta quota e il mister Federico Cerasa dovrà ricaricare quanto prima le pile ai propri giocatori per invertire il trend negativo fatto di un pareggio e 2 sconfitte negli ultimi 3 incontri. Un rullino di marcia che ha consentito l'insediamento dell'Andrea Fortunato al terzo posto con la squadra della presidentessa Brunozzi, che ha inanellato il terzo successo consecutivo. Vittima dell'ultima giornata è l'Amatori di Patatina, formazione potenzialmente fortissima ma dal rendimento altalenante che gli preclude l'accesso all'elite della graduatoria. Nella zona calda della classifica, la zona dell'ottimo di domenica non riesce più a vincere e spera nel pronto rientro del bomber romano, assente nelle ultime 2 gare, per risalire la china dopo il pareggio rimediato contro il Pinna. La squadra vestina in serie positiva e dopo aver battuto la polizia penitenziaria muove la classifica anche questa settimana, ben accompagnata dalla prima vittoria proprio del fanalino di coda appena menzionato, che conquista i primi 2 punti stagionali e inguaia una indecifrabile Villa del Fuoco. La squadra di Franco Giallandrea ha dilapidato il momentaneo 2-0 con la Zero Stile la scorsa settimana, prima di perdere clamorosamente a Pianella. Faccia scura negli spogliatoi per una squadra che sta deludendo le attese e che rischia di vanificare il talento di Riccardo Amadio, in gol quasi tutte le settimane, ma sempre più raramente vincente con la sua squadra. Stranezza o bellezza del gioco del calcio? A voi l'ardua scelta. Questi risultati della 9ª giornata del massimo campionato della Wisp Pescarese 0 Stile Pescara Colli 2-1, la zona Pinna 1-1, Pescara United Prosacco 4-0, Villaggio Fire Sporting Pescara 1-2, Vecchia Guardia Nocciano Quelli della Notte 1-2, Polizia Penitenziaria Villa del Fuoco 3-1, Amatori Ripatatina Andrea Fortunato 0-1. Riposava il Coalpi Soccer. Andiamo a vedere la sintesi della partita tra 0 Stile e Pescara Colli. Utenti di 11voi.it, benvenuto dal campo San Marco. Oggi 9ª giornata di campionato, di fronte alla Zero Stile, la Pescara Colli. Zero Stile che viene da 2 rocamboleschi pareggi acciuffati nei minuti finali, l'ultimo quello contro la Villa del Fuoco. Pescara Colli che ha 4 punti, ma una classifica un po' bugiarda perché la formazione bianco-verde ha mostrato prestazioni a fase alterna. Intanto Giorgini, ex D'Amico Group, il controllo per Di Biasi, il tiro a giro, facile preda del numero 1 bianco-azzurro, Daniele Bindi torna titolare
la difesa della scorsa stagione. Infatti, ancora il pallone in verticale verso Maione, l'appoggio era di Morretti, ancora Maione, prova a girarsi in mezzo a due, Morretti, Maione scambiano molto bene i due neoacquisti, poi riesce Casamassima a mettere in angolo. Un inizio avvincente anche della formazione neopromossa biancoverde, non c'è fallo, intanto di Morretti prova a caricare il destro, la conclusione, la palla è di Pasquale, lunghissimo il rinvio, va a vuoto però Tartanelli, attenzione Maione, Maione può andare sul fondo, Maione, Maione, il pallone in mezzo, c'è Leone, il tiro in rete, 1-0, la 0 stile in vantaggio al 13esimo sul rinvio praticamente Diego Di Virgilio. Ha bucato la difesa biancoverde e Maione sul fondo ha messo dentro un assist facile facile per Pari del Leone, seconda rete in due partite, ma mezzo gol, anzi forse anche un po' più di mezzo, va a Luigi Maione, assist man in mezzo, arriva per un pelo in ritardo Casamassima, 0 stile in vantaggio, il gol di Pari del Leone. Ottimo recupero di Barbetta, riesce a saltare l'uomo, fa ripartire la manovra il numero 10, il sinistro allargato dalla parte ancora di Maione, può salire Morretti, ancora Maione, porta avanti il pallone, ancora Maione, Maione c'è a sinistra Morretti, lo ignora, poi prova la conclusione di destro, il pallone finisce fuori ma c'è una deviazione al 18esimo. Diego Di Virgilio, c'è l'apertura sulla fascia destra, c'è Fabio De Luca che ha spazio, gran palla quella di Diego Di Virgilio, ancora il controllo del numero 16, la conclusione di destro da dimenticare. Ha tagliato molto bene Fabio De Luca, l'aveva visto il portiere, ha dato un rinvio di lunghissima gittata, è partito il primo gol, ancora mezza zappa, attenzione va vuoto però De Luca, ancora mezza zappa, la finta molto bella, lei è il numero 10, la botta e palla fuori di pochissimo, reagendo un buon Pescara Colli che prova ad avere il pallino del gioco ma è riuscito a concludere poche volte, adesso nella porta di Diego Di Virgilio, fa con mezza zappa. 27esimo, ancora mezza zacca, il mezza zappa, il pallone va vuoto Riccardo Di Virgilio, attenzione al giocatore marocchino, poi riesce a rintervenire il numero 70, si era attardato a Boma Alec, giocatore classe 94, un po' nervoso fino a questo momento, sono venuti i finali di questo primo tempo, Filippone va a sbagliare, Di Biase riesce a recuperare il pallone, il numero 9, ancora il numero, il controllo per mezza zappa, carica il destro, la conclusione ed è una perla da parte del centrocampista biancoverde, il pareggio della Pescara Colli, che gol, ma che ingenuità quella della formazione bianco-blu che proprio nei minuti di recupero di questo primo tempo va a perdere un pallone di rimessa praticamente, gran conclusione di destro, mette fuori causa Diego Di Virgilio, gran destro ed è il pareggio della Pescara Colli, meritatissimo, non c'è infatti tempo, è qui ingenuità da parte della formazione bianco-azzurra che si fa ciuffare nei minuti finali, pallone perso generalmente da Filippone, un po' più di attenzione ancora Fabio De Luca, allunga per un velocissimo Maione, gran primo tempo il suo, ancora Maione prova ad allungare supplanamente il cross in mezzo, palla a campo di là, attenzione Morretti, il colpo di testa e la palla fuori di niente praticamente, quasi a toccare la base del palo, era andato addirittura in anticipo Morretti che sicuramente non è un gigante, è uscito in ritardo di Pasquale ma ingenuità da parte di Tarantelli o sforza, abbiamo letto per il numero, ancora bella giocata parte di Leone, la palla dentro Morretti, sinistro incredibile, gigantesca la palla gol che si è divorato Federico Morretti, gran numero di Pari del Leone, è andato sul fondo, ha messo dentro ancora un pallone dimenticato da tutti Federico Morretti, sbaglia un tapin veramente facile, calcio d'angolo, la palla dentro, mette fuori Di Vincenzo, ancora palla che rimane lì, ancora Leone in fase di copertura, non è finita, ancora mezza zappa, c'è la finta, viene messa a terra l'arbitro dalla regola del vantaggio, ancora una conclusione di destro, pallone sporcato in due tempi Diego Di Virgilio, sta provando la Pescara Colli, non ci sta, sarà ancora la conclusione su calcio di punizione, deviazione di Di Pasquale, c'è Leone, destro, rete, rete, il vantaggio ancora della zero stile che si riporta avanti, ancora Pari del Leone, 3 gol in 2 partite, la conclusione potente su calcio di punizione di Maione, la deviazione della barriera di Pasquale, ha respinto come poteva. Guardate il movimento di Pari del Leone, davvero Condor d'area di rigore, controllo e bordata di destro da pochi passi. 2-1 per la zero stile, stava soffrendo tanto la formazione di Passeri e dunque si riporta avanti doppietta per Pari del Leone, 3 gol in 2 partite, attenzione ancora a Maione, incontenibile, la palla per Morretti, ancora il numero 23, prova a calciare di sinistro nel suo piede, conclusione debole, finisce tra le braccia di Di Pasquale al 20esimo. Sta salendo intanto la formazione ospite, ancora Di Biase, l'esterno può favorire intanto la conclusione, vince un rimpalo, poi pallone allontanato da Filippone, D'Agostino era riuscito
Invece un rimpallo con Di Virgilio, sarà calcio d'angolo il 21esimo. Il cambiamento. Cioè, si sbilancia un po' la Pescara Colli, sta cercando tutto per tutto per il pareggio. Ancora Maione, Maione va in velocità, il rimpallo, pallone dall'altra parte, c'è ancora Morretti. Proprio il cross dall'altra conclusione, andare andato a cercare di pescare ancora Maione. Vuole il gol, se lo merita fino a questo momento. Lui che. Vede, c'è il rosso per mezza zappa. Follia, aveva abbandonato il campo senza autorizzazione, deve aver discusso con qualcuno in panchina. Dunque in 10 la Pescara Colli, 32esimo. C'è Paolo Facondi, subentrato la ripresa ancora, Leone, la conclusione! Si è girato Di Pasquale, poi si è ritrovato il pallone addosso, che palla gol, sarebbe stata una tripletta. Con il cross dentro, il colpo di testa di Abomalek, giocatore pericolosissimo, il marocchino, molto nervoso, già ammonito. Ancora il controllo di Natale, non ha fretta, per Di Virgilio, spostato a terzino. Ancora Di Natale, fraseggiano i due, il pallone, il tocco ancora per Morretti, prova a calciare il destro, pallone altissimo. Dico Morretti, arrivo 23, 41esimo, siamo venuti di recupero, tutta avanti la Pescara Colli, c'è questo calcio d'angolo, palla rimpallata, ancora Di Biase, sporca il pallone che era stato cispato anche da Facondi, che per un pelo non favoriva casa massima. 42esimo minuto, siamo negli ultimi minuti di recupero, 4 dati da direttore di gara. Attenzione, c'è questo errore, Facondi riesce a recuperare il pallone, si avventa verso la porta di Natale, Di Natale prova a scivolata, casa massima, ancora Di Natale, Di Natale, casa massima, provvidenziale l'uscita di Di Pasquale. Lungo rinvio, respirare a zero stile, il controllo di casa massima non è perfetto. Galliero, grande impatto sulla gara del numero 22, l'esterno è solo, Totò, Di Natale, Di Natale controlla il pallone, ancora Di Natale, limite dell'area, il destro da dimenticare, riesce a chiudere la gara a zero stile, va a approfittare dei varchi che si stanno creando nella difesa della Pescara Colli, sbilanciatissima, e la conclusione di destro malissimo, ci pensa troppo Di Natale, non c'è più tempo, però finisce 2-1, vittoria soffertissima, non ha giocato benissimo la zero stile, generosissima la Pescara Colli, che ha avuto il pallino del gioco ma ha creato pochi problemi alla porta di Diego Di Virgilio. Zero stile ha punito con cinismo con la doppietta di Pari De Leone, una doppietta importantissima per un giocatore che sta tornando a segnare 3 gol in 2 partite. Questa è la classifica dopo 9 turni, Sporting in vetta a quota 15, segue quelli della notte a 14, poi Andrea Fortunato 13, c'è un trittico a 11 punti con Prosacco, Vecchia Guardia Nocciano 0 stile, Amatori Ripetatina 9 punti, Villa del Fuoco 8, Pescara United e Colpi Soccer 7, la zona 6, Pinna, Pescara Colli e Villa Gioffaire a 4 punti, chiude la Polizia Penitenziaria a 2. Prima di vedere i risultati del campionato cadetto, gustiamoci il servizio sul punto della Serie B Wisp. Il Pescara Smile rinsalda il primato solitario sfruttando lo stop obbligato dalla Vecchia Fornace e beneficiando del proprio successo. Una vittoria però poco convincente sotto il profilo del punteggio, con l'1-0 firmato De Renzis che ha sbrigato il testacoda contro Barberini S.P.A. Una squadra quest'ultima che sta facendo registrare alcuni miglioramenti e con il mister De Berardinis che spera di raccogliere punti nella prossima giornata contro il Montenegro fanalino di coda. A ridosso della vetta troviamo invece l'Ike Nautilus con la compagine allenata da Marco Battista che si è aggiudicata lo scontro al vertice contro la quotata Dinamo Kiev di Crisanti al 79esimo alla rete che ha deciso il match, condannando la squadra teatina ad una sconfitta che lascia sicuramente l'amore in bocca dopo i 2 pareggi raccolti contro Pescara Smile e la Vecchia Fornace. Il presidente Capo di Ferro ha confermato la settimana scorsa che l'obiettivo resta disputare un bel campionato. Occorre però tornare a far punti per non allontanarsi dalla parte alta della classifica. Sorpresa di questo ultimo mese è lo Sharky United del tandem Salomone-Siniscalchi, che contro il Montenegro ha inanellato la 3ª vittoria consecutiva grazie anche al bomber Cupido. Bene anche il Real Pianella del capocannoniere De Dominicis, che ha domato Wonderplay per 2-1 grazie anche alle parate del neoacquisto Campigli. In netta crescita anche il Pretaro City con l'asse di centrocampo Mele Pepe, che sta facendo lievitare le quotazioni dei biancoverdi allenati da Greco. Il pareggio con la Procurus nella lampante testimonianza. Ottima la vittoria del Piccianello che contro il River United in corona delle vedove come bomber di giornata grazie alle 2 reti messe a segno. Doppietta importante anche per Alberto Fontana con le 2 reti che risultano decisive nel regalare ai Dolphins la vittoria contro il Pescara Sud. Una boccata d'ossigeno dopo le ultime tribolate giornate, ma la squadra di Anconitano deve risolvere al più presto il caso di Matteo. Bomber decisivo lo scorso anno con l'Osteria da Bo, ectoplasma con le polveri bagnate quest'anno. Sicuramente basterà un gol per allontanare lo spettro della crisi e per fare pace con tutto il gruppo. Un caloroso in bocca al lupo.
Questi risultati della nona giornata della Serie B Wonder Play: Real Pianella 1-2, Dolphins Pescara Sud 4-1, Piccinello Calcio River United 2-0, Pretaro City Procutus 1-1, Sharky United Montenegro 2-1. La vecchia farmacia Real Popoli, gara sospesa per un infortunio occorso al direttore di gara. Pescara Smile Barberini SPA 1-0, AEK Nautilus Dinamo Kiev 2-1. Adesso vediamo le immagini della sintesi tra Wonder Play e Real Pianella. Il responsabile tecnico del Real Pianella Concezio di Nicola Antonio può finalmente gioire per la vittoria conseguita dalla propria compagine, che interrompe la serie negativa di risultati caratterizzata da 3 sconfitte in altrettante giornate. Diametralmente opposta alla situazione del Wonder Play, che dopo il brillante quanto mai sorprendente successo ottenuto a domicilio dell'AEK Nautilus e l'importante pareggio maturato sempre in trasferta con la Procutus, sciupa una clamorosa opportunità per migliorare il proprio piazzamento in classifica ed aspirare a traguardi maggiormente ambiziosi. Le pesanti assenze del bomber Walter Santoro e del compagno di reparto Carota risultano tuttavia determinanti nell'economia di una squadra costretta a schierare il capitano Luciani come unico terminale offensivo. Agli ordini del signor Antonio Di Carlo, le due formazioni rinunciano alle consuete fasi di studio, affrontandosi a viso aperto, rendendosi protagoniste di una partita vivace ed emozionante. Al quinto, Libertini crea subito scompiglio nella retroguardia locale, eludendo l'intervento di Spadone e Danilo Santoro, ma la sua conclusione debole e centrale viene neutralizzata comodamente da Di Febo. I padroni di casa rispondono poco più tardi con Luciani, che non approfitta dello sciagurato disimpegno di Dolabella, che regala il pallone al centravanti con il numero 9 sulle spalle, il quale si lascia ipnotizzare da Campidi, che sventa il pericolo. Al decimo, sugli sviluppi di un calcio piazzato di De Dominici, se Libertini svetta di testa ma deve fare i conti con il palo che gli nega la gioia del gol. Ci prova poi Cantò con un sinistro della lunga distanza che termina di poco alto sopra la traversa. La tattica del fuorigioco applicata dai locali risulta disastrosa. Al tredicesimo, Libertini, giudicato in posizione regolare, realizza con freddezza la rete del vantaggio ospite, trafiggendo l'incolpevole Di Febo. Il Real Pianella prende in mano le redini dell'incontro con De Dominicis, che offre un perfetto assist di esterno per Cantò, il quale anticipa dell'arciprete, superando poi l'estremo difensore Di Febo, ma con la porta totalmente sguarnita centra il palo. Dopo aver vestito i panni dell'assistman al servizio dei propri compagni, De Dominicis torna a svolgere il ruolo che maggiormente gli compete, controllando alla perfezione un rilancio di Chiuldi e siglando il momentaneo 0-2 con un delizioso pallonetto che beffa il numero 1 di Febo, decisamente fuori posizione. Una rete di pregevole fattura che merita di essere ampiamente rivista. Il Wonder Play accenna una timida reazione sul finire dei primi 40 minuti regolamentari con De Lorenzo, che non inquadra tuttavia lo specchio della porta. Nella ripresa il Real Pianella rimane praticamente negli spogliatoi, non riuscendo a gestire tranquillamente il vantaggio maturato, soffrendo l'iniziativa dei locali, che risultano maggiormente incisivi specialmente con Luciani, che si rende pericoloso con un colpo di tacco deviato da Campidi. Al 50esimo Wonder Play protesta per una presunta irregolarità evidenziata all'interno dell'area di rigore. Dal replay si intravede la lieve trattenuta di Agresta, che impedisce a De Padova di arrivare sul pallone, ma Di Carlo decide ugualmente di non sanzionare l'intervento, lasciando proseguire l'azione. I bianco-blu non demordono, con Luciani che approfitta di un rimpallo favorevole concludendo potentemente verso la porta. Una sfera colpisce la traversa, poi la linea e torna in campo. Il capitano locale non si lascia demoralizzare e, trascorsi alcuni minuti, supera Di Biase, che lo atterra in maniera irregolare, costringendo il signor Di Carlo a decretare la massima punizione. Si incarica della trasformazione lo stesso Luciani, ma Campini è strepitoso salvaguardando il risultato. Il Real Pianella continua a soffrire sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si lascia sorprendere con De Lorenzo che effettua un traversone per dell'arciprete che schiaccia il pallone, ma Campini devia sopra la traversa. Al 61esimo Wonder Play accorcia meritatamente le distanze con Cesarone che, dopo aver dialogato con Di Vincenzo, entra nel tabellino dei marcatori con una splendida conclusione a giro sul secondo palo. Wonder Play si riversa in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma Campini è fenomenale con un'uscita tempestiva sui piedi di Maurizio Di Vincenzo, deviando sul fondo. Il nervosismo prende il sopravvento con dilaganti proteste e il signor Di Carlo è costretto a ricorrere ai cartellini, estraendo prima il giallo a Libertini e poi il rosso ad Agresta, che guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. L'ultima emozione si registra nel finale quando Di Vincenzo reclama un calcio di rigore giustamente negato dal direttore di gara. Infatti dal replay risulta evidente come il difensore ospite Timperio riesca a colpire prima il pallone. Nonostante l'inferiorità numerica, il Real Pianella riesce così a conquistare 2 punti fondamentali per il proseguo del campionato.
Classifica della nona giornata del campionato canetto Pescara Smile, primo in solitaria a quota 16, seguono la Vecchia Fornace, Ike Nautilus e Procutus a 13, Dinamo Chiet 11, Pretaro City e Pescara Sud 10, Piccianello Calcio 9, Dolphins, Shark United e Wonderplay 8, Real Popoli 7, River United 6, Real Pianella 5, Barberini SPA 3, chiude il Montenegro ad un punto. Prima di vedere i risultati e le classifiche dell'Over 40, andiamo a gustarci il servizio che ci introduce alla quinta giornata della categoria Over. Nel girone A il Pescara 2000 approfitta del pareggio a reti bianche tra K-Technologies, Bussi e CTV, issandosi solitaria in vetta al campionato, con il solito pezza che consente ai biancazzurri di restare l'unica compagine a punteggio pieno in tutto il panorama WISP pescarese. In quarta posizione c'è una Castellammare 95 dal rendimento altalenante, in attesa del rientro di Zollo va sotto 2-0 con la Prosacqua, la forza di rimontare, ma allo scadere subisce il 3-3 firmato Andrea Di Properzio, una rarità che vale un punticino prezioso per gli arancio-nerazzurri. Prima vittoria per la Villa del Fuoco con Vittoriano Di Gregorio che con una tripletta prova a consolarsi delle attuali delusioni rimediate sulla panchina dei senior. Conquista il primo punto anche Lezzo Lorenzo che grazie al nuovo acquisto Dario di Giovanni Antonio strappa un segno X contro la Sisti Auto. Nel girone B il Lechion resta saldo al comando e supera il Real Colonnetta grazie alle parate di Massa, ma soprattutto per merito della tripletta confezionata dal bomber Nicola D'Antonio. In scia alla capolista troviamo la Diatec 2010 che a Cepagatti contro l'Amatori Torre Alex acciuffa un pirotecnico pareggio con la doppietta di Antonio Gallo. Prima gioia invece per il Senna Infissi, gli uomini del tandem Sasso Bevilacqua ridimensionano il tollo con un perentorio 3-1 di Marianetti, la doppietta che incanala la partita sui binari della Vittoria Teatina. Delusione invece per MDM Ascensori che nonostante la rete di Cirillo si fa agguantare allo scadere da un rimaneggiato Real Pescara. La formazione di Mariani sembra ancora in fase di rodaggio e la sensazione crescente spinge a credere che il vero Real Pescara non sia quello ammirato finora. Chiusura con la New Door. La squadra allenata da Crialese inaugura la sagra del gol contro il Pianella, un 7-1 che vede protagonista Luca Angelone, autore di ben 5 reti. La prossima giornata contro il Real Colonnetta dovrà confermare la sua vena realizzativa. Quinta giornata della categoria Over 40, girone A, questi risultati: Enzo Lorenzo Assisti Auto 1-1, K-Technologies Bussi CTV 0-0, Pescara 2000 Wonderplay 4-2, Castellammare 95 Prosacco 3-3, Villa del Fuoco, ITM Pescara Sud 5-3. Per questa classifica, Pescara 2000 in vetta a quota 10, segue K-Technologies a 9, CTV 8, Castellammare 7, Prosacco e Wonderplay 4, Villa del Fuoco 3, ITM Pescara Sud e Sisti Auto 2, chiude Lenzo Lorenzo ad un punto. Questi risultati invece del girone B: Senna Infissi Tollo 3-1, New Door Pianella 7-1, MDM Ascensori, Real Pescara 3-3, Amatori Torre Alex, Diatec 2010 3-3, Real Colonnetta Lechion 2-3. Per questa classifica Lechion primo a quota 9, segue la Diatec a 7, Amatori Torre Alex, Tollo e Real Colonnetta 6, New Door 5, MDM Ascensori, Senna Infissi e Real Pescara 4, chiude il Pianella mestamente a quota 0. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci a 7 giorni.